L'atletica e la marcia in particolare sono per me un'occasione di confronto e di crescita continua, un turbinale di emozioni che mi ha permesso giorno dopo giorno di confrontarmi con i miei limiti, migliorarmi e crescere come uomo e come sportivo giorno dopo giorno. Prima di ogni gara è un grande contrasto di emozioni, perché c'è l'ansia dell'avvicinarsi della gara, ma al tempo stesso anche la voglia di far bene, l'attesa di scaricare durante la gara tutta l'energia che hai per il raggiungimento di un traguardo che hai costruito giorno dopo giorno, magari con mesi di duri allenamenti. E quindi si alterna paura mista a voglia che arrivi la gara e tutto quello che essa comporta per liberarti e dare sfogo a tutto quello che hai dentro di te. Il desiderio e la voglia di marciare nascono per caso. L'occasione e la fortuna di incontrare il mio primo allenatore, Roberto Sanginario, che mi ha spinto ad intraprendere con più serietà e con più dedizione questa disciplina, che poi mi ha regalato tante soddisfazioni, una grande crescita, e così i risultati hanno fatto sì che la passione aumentasse giorno dopo giorno e l'opportunità di raggiungere traguardi che all'inizio sembravano lontanissimi e poi si sono materializzati. Marciatore di Maleventum, come si chiamava, il Beneventano. Le emozioni sono state sempre fortissime. Ricordo con particolare emozione sicuramente l'arrivo e gli ultimi chilometri della gara di Roma, che in quei momenti ti passano davanti tutto quello che hai fatto per arrivare a quel traguardo. Sono emozioni che hai sognato in allenamento nei momenti più difficili, che nel momento in cui si materializzano ti danno una gioia e un'emozione che sono indescrivibili, che però ti restano dentro per sempre.